I magnifici giardini delle ville pontificie di Castel Gandolfo non sono più riservati solo alle passeggiate e alla preghiera dei papi. Per la gioia di migliaia di pellegrini e turisti, dall'inizio di marzo è possibile visitare il parco della Villa Barberini, inserito in quello scrigno di natura rigogliosa e storia chiamato anche Vaticano II. 55 ettari, più della Città del Vaticano che ne misura 44, di palazzi, prati, boschi, fontane, laghetti, ma anche orti e una fattoria affacciati sul lago di Castel Gandolfo, nella zona dei Colli Albani. Un'apertura voluta da Papa Francesco, che ha visitato Villa Barberini il 15 agosto dello scorso anno e organizzata dal nuovo direttore delle Ville Pontificie, Osvaldo Gianoli. I giardini nascono coi patti lateranensi del 1929. Da allora sono stati ad uso esclusivo del Santo Padre. Quindi tutti questi giardini sono sempre stati mantenuti, diciamo così, per le sole esigenze del Santo Padre. Oggi Papa Francesco ha desiderato aprire i giardini al pubblico e quindi queste meraviglie possono essere accessibili a chiunque. La manutenzione dei giardini è una manutenzione abbastanza onerosa e assidua. Questo ci permette però di mantenere un giardino che è un unico e possiamo dire che non ha un uguale in Italia e nemmeno in Europa. L'itinerario della visita guidata inizia e si chiude davanti alla villa che fu di un nipote di Papa Urbano VIII Barberini, che vi soggiornò durante la costruzione del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, iniziata nel 1632. Percorrendo il maestoso viale dei Lecci si raggiunge il Teatro Romano, inserito nella villa fatta costruire dall'imperatore Domiziano, che regnò tra l'81 e il 96 d.C. Tutta la villa era l'immensa proprietà dell'imperatore Domiziano. Su questa villa, sui ruderi di questa villa, si sono poi nel tempo susseguite varie proprietà, fino a che nel 1929, col concordato, la villa Barberini e la villa Cibo e la villa del Moro sono state assegnate alla Santa Sede. Da quel momento sono iniziati i lavori per la ristrutturazione e la creazione della villa oggi come la vediamo. Quindi tra il 1930 e il 1935 il direttore Bonomelli fece tutto l'impianto dell'attuale villa. Proseguendo nella visita si percorre il Viale dei Ninfei, altro resto della villa di Domiziano, per poi raggiungere il Giardino della Madonnina, un angolo appartato molto amato da Benedetto XVI che qui concludeva la recita del Rosario, prima di fermarsi a dare qualche pezzetto di pane ai pesci rossi che nuotano tra le ninfee. Si scende quindi nella terrazza inferiore, in una balconata che offre una splendida vista sui giardini del Belvedere, degradanti verso la campagna. Le aiuole che ricordano i soffitti a cassettone delle antiche basiliche romane fanno da cornice al muro esterno del criptoportico romano. Con i suoi 300 metri era la più lunga passeggiata coperta del mondo antico, ma oggi ne restano solo 120. Meraviglie storiche che da marzo hanno attratto già molti visitatori. Siamo partiti con un solo giorno, il sabato, per concedere le visite e abbiamo notato che la richiesta era talmente elevata che abbiamo dovuto allargare a tutte le giornate la possibilità della visita, sia per i singoli che per i gruppi. Siamo soddisfatti della risposta dei turisti, anche perché in così poco tempo abbiamo ottenuto un buon afflusso di turisti, circa 1000 in poco meno di 2 mesi. Per ammirare angoli di paradiso come la Fontana di Nettuno e il Giardino degli Specchi, così chiamato per l'effetto creato dalle due vasche incassate nel prato l'inglese, bisogna prenotare la visita sul sito dei Musei Vaticani, nel quale è possibile consultare anche tutto l'itinerario. Sono allo studio nuove modalità di visita, ci dice il direttore Gianoli, che prevedono anche l'inserimento della fattoria, con il suo pollaio arricchito da maioliche dipinte a mano, la mandria di mucche e l'orto per una degustazione di prodotti. Siamo partiti con una linea di servizio, di visite, e stiamo lavorando sull'ampliamento delle visite stesse per poter far sì che molte più persone possano vedere queste meraviglie, che è un unico di un giardino tra la parte storico e la parte botanica. Attualmente le visite sono aperte e le persone possono visitare i giardini a piedi e quindi passano anche in questi giardini. È allo studio un progetto di realizzazione di visite attraverso dei pulmini con delle visite guidate e anche questi saranno oggetto, anche questi giardini, previsto il percorso dove passeranno i pulmini.
Per i 50 dipendenti delle ville, divisi tra giardinieri, agricoltori e tecnici addetti alla manutenzione, ci sarà l'impegno di far risplendere in tutte le stagioni tesori come il Giardino della Magnolia e fontane come quella dello Zodiaco e della Conchiglia. Quando abbiamo proposto il progetto ai dipendenti sono stati tutti entusiasti, anche perché Papa Francesco, non venendo alle ville, si sentiva il vuoto, la mancanza. Invece con l'avvento delle visite noi possiamo supplire la mancanza del Santo Padre dedicandoci con maggior cura ai giardini per i visitatori.